Allora, continuiamo adesso, diciamo, il ragionamento riguardo allo step 3 che abbiamo visto fino ad oggi, va bene? Dove dobbiamo determinare il sigma ammissibile di un materiale, noto le caratteristiche, le proprietà meccaniche del materiale, può essere noto il sigma di rottura o noto il valore di snervamento. Molte volte, diciamo, si conosce il sigma di rottura, come per esempio se io ho un C40, un acciaio con 4% di, diciamo, C40 è più che altro un ferro, perché la percentuale di carbonio supera comunque acciaio non legato, il C40, quindi 0,4% di carbonio, va bene? Si va a vedere, diciamo, le caratteristiche del materiale e si vede che il C40, va bene, può cambiare a seconda sia, diciamo, del diametro anche della barra, ok? Però in generale il C40 si vede a due valori, va bene? Che ha un valore di snervamento 3,20 e un valore di rottura 5,80 a seconda della dimensione della barra, oppure addirittura può arrivare a un valore di 40 o 20. Ovviamente a questo punto io prendo il C40, ma vedete, a seconda del diametro della sezione della barra di riferimento cambia un attimo il valore del sigma. Supponiamo di prendere il valore C40, va bene? Come vedo il valore, a seconda, mettiamo, io prendo 5,50 valore intermedio per una barra che va di 40, fino a 40 mm. A questo punto ho il sigma di rottura, va bene? Sigma di rottura che è, sigma di rottura è 5,50, quindi ho un sigma di rottura uguale a 550 newton su millimetro al quadrato. A questo punto ho due opzioni, no? Devo poi, per arrivare al sigma ammissibile, determinare il valore dei due coefficienti C1 e C2, e ovviamente questo valore, diciamo, il prendere questo valore dipende, diciamo, anche da dei ragionamenti che uno può fare, va bene? Il C1, abbiamo detto, dipende sia dal tipo di materiale di provenienza, quindi si è certificato questo valore di resistenza, inoltre può essere, diciamo, influenzato anche dal campo di impiego, quindi se duriamo durante il funzionamento si possa pensare che o la temperatura o qualche altro aspetto, diciamo, legato, diciamo, quindi all'esercizio, oppure il fatto che, stando esposto per lungo tempo, diciamo, all'intemperia, possa variare leggermente le proprie caratteristiche. In generale il C1 è un coefficiente legato più che altro alle proprietà di fabbricazione del materiale, eventualmente a un'eventuale perdita di alcune proprietà meccaniche nel tempo. Quindi solitamente si può prendere anche 1,5 come valore riduttivo. Per quanto riguarda invece C2, si prende le caratteristiche di funzionamento, che può essere, se è soggetto a un carico statico si prende da 1 a 2, se ha un carico dinamico, abbiamo visto nella spiegazione, si prende da 2 a 3, se ha un carico a fatica si prende da 3 a 4. Ovviamente la scelta di questi valori dipende molto anche dal campo di funzionamento, diciamo, del nostro oggetto. Solitamente quando si va chiaramente a dimensionare un albero, diciamo, questo è il carico statico, questo è il carico dinamico, questo è il carico a fatica. Chiaramente un albero va in rotazione, spesso tende ad avere la, si chiama, flessione rotante, perché in caso di funzionamento, avendo comunque le masse mai perfettamente allineate in asse, nasce sempre una forza, diciamo, centripeta, che tende a farlo flettere prima in un verso, poi nell'altro, e questo cambio di flessione chiaramente ti fa passare, diciamo, la parte superiore prima da fibre tese alla parte inferiore compresse. Quindi c'è un andamento dello stato di tensione, soprattutto all'esterno del nostro albero, che è un andamento che oscilla tra la trazione e la compressione. Questo tipo di carico è chiamato un carico affaticante, quindi è comprensibile prendere un valore che va da 3 a 4. Va bene, anche qui poi posso prendere 3, 3, 5, 3, 8, 4, a seconda dei ragionamenti più o meno conservativi che voglio fare. Supponendo di prendere per esempio 4, io prendo il sigma ammissibile, ed è uguale al sigma di rottura, fatto
fratto x1 che è 1,5 per esempio è 4, quindi è come dividere per 6, quindi viene 5,50 diviso 6 e questo diciamo mi dà come risultato. E 6. Va bene, che è il valore che poi diciamo io posso usare come newton su millimetro quadro, che è il valore che io posso usare poi come diciamo sia nell'analisi di verifica sia nell'analisi di progettazione. Ripeto, è un valore anche questo cioè, in base alla scelta di estri coefficienti ovviamente viene fatto diciamo non con dei ragionamenti algebrici ma con dei ragionamenti tecnico qualitativi, cioè nel senso in base alle esigenze del nostro componente e dal tipo, diciamo, di obiettivo che voglio raggiungere in termini anche di analisi di progettazione, di verifica, a seconda della specifica tecnica che vado a soddisfare, a seconda anche dello scopo e dell'utilizzo del mio macchinario. Se voglio, diciamo, dare più spazio alla sicurezza divento più cautelativo, se voglio dare più spazio, diciamo, magari sempre alla sicurezza, però considerando anche rilevante l'aspetto peso ingombro, seguo, diciamo, un C4 uguale a 3, anche perché più che aumento il suo efficiente, più che aumenta la dimensione dell'albero e quindi mi porto dietro sia costi, sia pesi, sia ingombri maggiori.